L'elenco dei biglietti della lotteria italiana del giorno dell'Epifania sono: per i più grandi, un po' come i dolci per i più piccoli. Un appuntamento fisso, imperdibile, da onorare, anche nell'anno in cui il jackpot del Superenalotto ha raggiunto cifre da far tremare le gambe solo a pronunciarle. Avere a che fare con un biglietto della lotteria e vedere in TV se si è vinto è una tradizione irrinunciabile, e anche quest'anno il rito si rinnova. Con milioni di italiani con la TV su Rai 1 e il biglietto in mano per vedere se uno dei biglietti vincenti è il loro. La Roma, che ha ricevuto il primo premio lo scorso anno, punta ancora una volta a premi pieni. Qui tutti i biglietti vincitori della scorsa edizione. Biglietti di prima categoria alle 21.30. L'Agenzia delle Dogane e delle Accise Monopoli di Stato ha comunicato serie e numeri dei primi 5 biglietti estratti della prima categoria non ancora abbinati ai premi. Eccole di seguito: L486.158 venduto a Roma e 4.737 venduto a Roma, L492.408 venduta a Parma, D271.862 venduto a Bologna, L349.605 venduto a Fonte Nuova Roma, si conferma capitale della fortuna. Su 5 premi, 3 sono stati venduti tra città e provincia. Siamo ora in attesa del pairing che avverrà nel corso della serata. Premi della Lotteria Italia. Biglietti vincenti Lotteria Italia. Elenco biglietti vincenti Lotteria Italia. Numeri Lotteria Italia. Queste sono solo alcune delle ricerche più gettonate su Google la sera del 6 gennaio. Già. Perché se Amadeus comunica il primo premio e quelli di prima categoria, c'è una categoria di premi. Quelli di seconda e terza categoria che saranno annunciati dai Monopoli di Stato in tarda serata. Qui, su Roma Today, su questa pagina, a partire dalle 21 aggiorneremo in tempo reale pubblicando l'elenco dei biglietti vincenti. A quanto ammontano i premi al momento non è ancora noto. Il primo premio è di 5 milioni. Secondo premio di 2,5 milioni di euro. Terzo per 2 milioni. Quarto per 1,5 milioni e quinto per 1 milione di euro. Poi ci sono 10 premi di seconda categoria da 50.000 euro. E ancora 180 premi da 20.000 euro, premi di prima classe 2 gradi, premio 2.500.000 euro, 3 gradi, premio 2 milioni di euro. 4 gradi, premio 1.500.000 euro, premi di seconda categoria N. 10 premi da 50.000 euro, premi di terza categoria, 180 premi da 20.000 euro, Lotteria Italia. Biglietti venduti sono 6.013.665 i biglietti venduti in questa edizione della Lotteria Italiana. Il Lazio si conferma la regione in cui sono stati venduti il maggior numero di biglietti. 1.118.190. Seguita dalla Lombardia con 959.400 e dalla Campania con 583.840. I biglietti venduti online sono stati 101.445. Tra le singole province emerge il dato di Roma, con 871.430 tagliandi staccati. Calo anche per le altre province. Frosinone registra vendite di 118.640 biglietti. Poi Viterbo, Latina e Rieti con 34.140 biglietti. In calo del 13,6%. Nonostante la crisi, le bollette salate e l'onda lunga della pandemia, le vendite dei biglietti della Lotteria Italiana hanno sostanzialmente tenuto. I 6 milioni di biglietti hanno consentito un incasso di 30 milioni e una differenza negativa rispetto al 2021 limitata al 5%.
non certo paragonabile al calo di altre tradizionali spese natalizie. Ancora inferiore a quello che è da considerarsi il padre di tutti i riti delle feste. L'edicola di quartiere o il tabaccaio sotto casa. Sono questi i luoghi preferiti dagli italiani che sognano di vincere il primo premio della lotteria. Italia 2022. Secondo Agipronews, il 72% dei biglietti di questa edizione è stato venduto nei punti vendita autorizzati, come edicole e tabaccherie, mentre il 14% è stato venduto da distributori locali, ambulanti o rivenditori che si riforniscono dalla grande distribuzione. Resistono anche le vendite di autogrill. Storica, fermata, fortunata per la lotteria, dove è stato venduto il 12% dei biglietti. Le cedole, virtuali, emesse sono 101.445. Il 2% del totale è in netta crescita rispetto allo scorso anno. C'è già chi ha vinto i premi giornalieri, erano in palio anche quest'anno. Dal 3 ottobre al 26 dicembre. Lotteria Italia ha inoltre già distribuito 60 premi giornalieri da 10.000 euro e dal 19 al 23 dicembre 2021 ha distribuito 5 premi giornalieri da 20.000 euro. Di seguito l'elenco dei premi vincenti. A Roma, in particolare, sono stati vinti 11 premi. 10 da 10.000 euro e 1 da 20.000. Ecco l'elenco completo dei premi vinti. L'estrazione dei biglietti vincenti su Rai 1. L'estrazione dei biglietti vincenti della lotteria italiana avverrà su Rai 1 durante, soliti ignoti, il torna speciale Lotteria Italia. L'appuntamento con lo show di Amadeus. Ospiti quest'anno Antonella Clerici, Gigi D'Alessio, Alessia Marcuzzi, Lillo, Pierpaolo Spollon, Francesca Chillemi, Stefano Fresi, Max Tortora, Paolo Fox. Appuntamento in diretta dalle 20.35 dal Teatro delle Vittorie. Tra gli ospiti ci saranno coloro che giocheranno e si cimenteranno nelle indagini fino al gioco finale del parente misterioso, che sarà tra le identità da svelato e chi sarà coinvolto nel gioco dedicato alla lotteria. Ad arricchire la serata anche tanti momenti di intrattenimento per festeggiare la milionaria befana. Durante la messa in onda verranno effettuate per prime le operazioni di estrazione di tutti i biglietti vincenti per i premi di prima categoria. Poi si procede ad abbinare, in modo casuale e segreto, i 5 biglietti vincenti estratti con 5 simboli diversi. Il gioco della Lotteria Italia consiste in una gara tra 5 personaggi famosi che devono riconoscere a quale personaggio, esclusi i concorrenti, si riferisce la fotografia di un bambino che di volta in volta viene presentata. Ai 5 concorrenti viene mostrata una fotografia sullo schermo e il presentatore chiede loro di identificare il personaggio come adulto. I 5 concorrenti vengono prenotati premendo il loro pulsante. Il più veloce a premere ha il diritto di dare la risposta. Se la risposta è corretta, il concorrente ottiene un punto. Se la risposta è errata, il concorrente viene temporaneamente escluso dal gioco e gli altri 4 concorrenti possono prenotarsi premendo a turno il pulsante. Il primo dei 2 che preme il pulsante ha diritto di rispondere. Se la risposta è corretta, segna un punto. Se è sbagliata, viene temporaneamente escluso dal gioco. L'ultimo concorrente rimasto risponde necessariamente. Se la risposta è corretta, ottiene un punto. Se è errata, inizia una nuova serie di risposte e tutte 5 concorrenti sono tornato in gioco. Dopo 2 risposte errate per ogni concorrente o se nessun concorrente è prenotato, il presentatore svela il personaggio e mostra la foto successiva. Se un concorrente fornisce una risposta corretta senza aver prenotato, il punto non viene assegnato.
durante il gioco. Il presentatore fornisce indizi utili per identificare l'identità del personaggio raffigurato nella fotografia. Il concorrente che ottiene per primo 3 risposte esatte si posiziona al primo posto in classifica ed esce dal gioco. Il gioco continua tra gli altri concorrenti. Il concorrente, tra i 4 rimasti, che ottiene per primo 3 risposte esatte, si posiziona al secondo posto in classifica ed esce dal gioco. Il secondo premio della Lotteria Italia 2022 è attribuito al simbolo trovato sul suo passaporto. Il gioco continua tra gli altri concorrenti. Il concorrente, tra i 3 rimasti, che segna per primo 3 risposte esatte, si posiziona al terzo posto in classifica ed esce dal gioco. Il gioco continua tra gli altri concorrenti. Il concorrente, tra gli ultimi 2 rimasti, che totalizza per primo 3 risposte esatte, si posiziona al quarto posto della graduatoria. Il simbolo trovato sul suo passaporto si aggiudica il quarto premio della Lotteria Italia 2022. Il simbolo che si trova sul passaporto del quinto concorrente rimasto che si posiziona al quinto posto in graduatoria si aggiudica il quinto premio della Lotteria Italia 2022. Al termine del gioco vengono aperte le 5 buste contrassegnate dai 5 simboli del gioco contenenti i numeri dei biglietti vincenti e viene comunicato il premio assegnato a ciascuno di essi. L'operazione avviene a partire dalla busta riportante il simbolo riportato sul passaporto del concorrente classificato al quinto classificato, a cui è stato assegnato il quinto premio di prima categoria, fino alla busta riportante il simbolo riportato sul passaporto del concorrente classificato al primo classificato, a cui è stato assegnato il primo premio di 5.000.000 euro. Come ritirare il premio? Per ritirare il premio, il biglietto vincente dovrà essere presentato integro e in originale, sono quindi escluse copie di qualsiasi tipo. Anche se autenticate presso una filiale della Banca Intesa San Paolo o presso l'ufficio premi di Lotterie Nazionali S.R.L. Viale del Campo Boario 56, D153 Roma. Il biglietto può essere inviato anche al predetto ufficio, a mezzo raccomandata a R, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento richiesta. I premi devono essere richiesti entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, del Bollettino Ufficiale di Sorteggio. Di solito la scadenza è nella prima metà di luglio, 6 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei biglietti vincenti. È la data di scadenza della Lotteria Italiana. I vincitori hanno 180 giorni per richiedere il loro premio. Il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione del biglietto. Le precedenti edizioni, la scorsa edizione ha baciato Roma, dove è stato venduto il primo premio. Nel quartiere Prati, la capitale non è nuova ai colpi di stato milionari. Nelle ultime 10 edizioni, dal 2011 al 2021, con i biglietti venduti a Roma e provincia, sono stati assegnati quasi 20 milioni di euro con i soli premi di prima fascia. Sempre in città, in questa edizione è stato conquistato anche il quarto premio dello scorso anno, del valore di 1,5 milioni. Considerando anche le 5 vincite di seconda categoria da 100.000 euro ciascuna, 3 a Roma, una a Velletri e una a Pomezia, e le 15 vincite di terza categoria da 20.000 euro. Il budget per la capitale è di 7,3 milioni di euro. L'autogrill è un luogo particolarmente caro alla tradizione della Lotteria Italiana. Nelle ultime 10 edizioni i premi vinti nelle aree di sosta hanno messo in palio complessivamente 32,5 milioni.
considerando solo i premi di fascia più alta. Nell'ultima edizione la fortuna si è fermata a Magliano Sabina, nell'area di servizio Flaminia Ovest, dove è andato il terzo premio di 2 milioni di euro. Nella storia recente della lotteria, l'edizione più fortunata per i giocatori itineranti è stata quella del 2005, ben 9 milioni grazie al primo, secondo e quarto premio, rispettivamente di 5 milioni, 3 milioni e 1 milione di euro. Quello più avaro era nel 2014, con appena 500.000 euro. I premi dimenticati: il totale dei premi non riscossi della Lotteria Italia dal 2002 ad oggi è di circa 30 milioni di euro. La storia della lotteria italiana è costellata di sviste milionarie. Il primato dei sbadata, ricorda a Gipro News, appartiene all'edizione 2008-2009, quando quello che non si rivendicava era il primo premio di 5 milioni di euro venduto a Roma. L'ultimo blackout milionario è stato nell'edizione 2016, con un biglietto da 2 milioni di euro mai incassato. Articolo aggiornato al 22.03.